cosa si vuole fare di quel centro di eccellenza assoluto? È sempre tutto molto. È tutto poco chiaro. Io spero che anche sotto l'impulso di questi ultimi avvenimenti, la richiesta di referendum, la richiesta di una maggiore forza dataci dai cittadini, potremo occuparci molto più attivamente anche della situazione del Burlo, perché a Udine c'è un reparto che è stato affittato da una multinazionale farmaceutica per fare delle ricerche specifiche. Si è insediata là, fa ricerca per conto suo, però la fa nell'ospedale di Udine. Pagherà per l'occupazione, d'accordo, pagherà per quello che fa, d'accordo, però intanto ci hanno messo un piede. E riguarda tutte cose che riguarda il mondo dell'infanzia, e quindi non è escluso che poi la ricerca che invece avrebbe dovuto fare il Burlo venga fatta a Udine, con conseguente diminuzione dell'importanza e del peso del Burlo, e quindi con meno risorse, perché una delle cose, quando si vuole eliminare una cosa, si comincia così. Si cominciano a tagliare le risorse, le cose funzionano male e dato che funzionano male si possono anche dopo chiudere. Quindi dobbiamo essere vigili, ma vigili con le antenne su e essere pronti a difendere con le unghie e con i denti le nostre risorse eccellenti che abbiamo sul territorio.